Eccomi qui accanto a uno dei 6 contenitori per la raccolta degli oli vegetali esausti che stiamo installando in città, continuando a dar seguito alla delibera 100 del 7 giugno 2021, con la quale è stata approvata la convenzione tra il Comune di Caltagirone e la ditta Soloil Italia, che colgo l'occasione per ringraziare. Parlavo di 6 di questi contenitori. Uno è questo qui. Ci troviamo in Via delle Industrie di fronte all'AIAS. Gli altri sono stati collocati in Piazza Falcone Borsellino, accanto alla Casa dell'Acqua, in zona Semini, precisamente via Pierpaolo Morretta di fronte alla farmacia, in via Regina Elena, per intenderci dietro San Giorgio, in via Andrea Parini sotto i campi di padel, e infine al parcheggio di Jopub. Al momento la raccolta degli oli vegetali esausti è presente anche al nostro centro comunale di raccolta in via Duca di Camastra e all'ecostazione del Circolo Il Cigno di Lega Ambiente in viale Autonomia. È importante smaltire correttamente questi oli. Intanto voglio precisare che nei contenitori bisogna conferire solo ed esclusivamente oli vegetali esausti, cioè provenienti dalla frittura dei cibi e anche dalla conservazione dei cibi. Pensate ad esempio ai carciofini o ai funghi sott'olio. È importante conferire correttamente questi oli poiché sono altamente inquinanti. Pensate che un solo litro di quest'olio vegetale esausto può inquinare una superficie di 1000 metri quadrati, quindi non bisogna versarli né nel lavandino né disperderli nell'ambiente, perché questo causa anche dei grossi danni alle tubature e alla rete fognaria. Questi oli, se smaltiti correttamente da rifiuto, possono diventare una risorsa. Infatti, da essi si può ricavare lubrificante per macchine agricole, si può ricavare biodiesel e anche la glicerina che serve per fare le saponette. Come vanno conferiti? Non bisogna versare l'olio perché rischieremmo di sporcare. L'olio da frittura o da conservazione dei cibi va messo all'interno di una bottiglia di plastica, così come ho fatto io, bottiglia che deve essere perfettamente chiusa con il suo tappo e noi dobbiamo inserire la bottiglia ben chiusa, ripeto, all'interno del contenitore, così come sto facendo. Invito tutti i nostri concittadini a conferire correttamente gli oli vegetali esausti per trasformarli da rifiuto in risorsa e per tutelare l'ambiente.